Abbiamo detto come l'inerzia di quella vittoria nel derby potrebbe influenzare in positivo anche il resto della competizione, giocata almeno da Kepa, da Stefan Slavkovic. E dall'altra parte invece Superilo ha chiaramente avuto ragione della Juventus ed è un successo, insomma, non di seconda fascia assolutamente. Lo vedete inquadrato in precedenza, l'avete visto inquadrato, perché questa volta Carlo Di Rienzo Superilo non è supportato più da Raffaele Galliano ma da Cristian Damelli, giocatore veramente di qualità assoluta, che questa volta va a supportare il suo compagno Carlo Di Rienzo. L'avete visto probabilmente anche a Ibiza nelle discoteche, perché è un super DJ ma anche un player professionista di livello assoluto. Questa volta scendere in campo non sarà lui, perché Superilo ha dimostrato che i punti pesanti li sa fare, punti che sono arrivati contro la Juventus. E quindi siamo pronti a vivere questa quarta sfida odierna. Oh yes. E andiamo subito in campo. Ed eccoci qua, quindi Spezia con la tradizionale prima maglia in questa sfida contro la Roma, quindi divisa bianca e calzettoni e calzoncini neri. Dall'altra parte Magica Roma con la classica divisa giallorossa invece, quindi prima maglia per entrambe le squadre. Possesso palla adesso gestito dallo Spezia con Borja Mayoral, che però prende possesso della sfera adesso per la Roma e cerca di andare in avanti. Non c'è troppa fretta da parte di Kepa, e allora Pellegrini sul settore sinistro per El Shaarawy. Zaniolo, il tocco per Dzeko! E subito la fiammata di Kepa, subito la fiammata di Edin Dzeko, 1-0. Neanche il tempo di presentare le due squadre, quasi, che arriva subito il gol del 1-0. Ma quante volte abbiamo visto questo gol al Vise? Guarda qui, El Shaarawy si gira subito in verticale, c'è fallo su di lui, serve Zaniolo che è bravo a servire la corrente di Dzeko, stop di destro e tiro con il sinistro giro, la sua specialità. Edin Dzeko in quella posizione non può letteralmente sbagliare mai. 1-0 Roma sullo Spezia. Hai detto bene, Tommaso, tre gol quasi in fotocopia da parte di Edin Dzeko, i due nel derby decisivi e poi questo. Ma attenzione subito alla reazione dello Spezia con Zola, e arriva la risposta pronta da parte del portiere della Roma, che mette in calcio d'angolo. Ma è arrivata anche la reazione da parte di Superilo, che sappiamo cosa sa fare, ce l'ha già fatto vedere nella giornata di oggi con i suoi tre attaccanti. Adesso pallone messo al centro, basso, attenzione per cercare di sorprendere la difesa, invece capisce tutto molto bene qui Lorenzo Pellegrini, che fa ripartire Borja Mayoral. Lo scambio con El Shaarawy, trovato poi Dzeko, ecco ancora il Faraone, chiuso però dal ottimo filtro a centrocampo da parte dello Spezia, che riparte con Ricci, con Ghiasi, con Simone Bastoni in verticale, capisce però tutto Smalling, ci mette il piedone a intercettare la sfera, e Spezia che però cerca ovviamente di ripartire, vuole trovare il pareggio, lo vuole trovare subito, ha un'ottima chance con Ghiasi, ancora una volta il miracolo da parte del portiere della Roma. Kepa dovrà sicuramente ringraziare il suo estremo difensore. Che chance qui che lo Spezia, che non è domo ancora in questi 15 minuti, ha fatto vedere di saper reagire davvero davvero bene. E qui siamo giunti al 16° di questo primo tempo, con la Roma in possesso palla, con Edin Dzeko che prova a servire El Shaarawy, tutto solo El Shaarawy col sinistro. Grande parata, e quindi risponde per le rime anche l'estremo difensore dello Spezia, Tommaso, e quindi va in avanti adesso lo Spezia, di conseguenza chiaramente ha bisogno di trovare questo gol del pareggio, e però deve difendersi allo stesso tempo da eventuali raddoppi della Roma. Adesso Galabinov cercato in avanti, ma è arrivata l'ottima copertura da parte di Gianluca Mancini, e Roma che riparte quindi con El Shaarawy in verticale per Dzeko. Attenzione, questa potrebbe essere una grande occasione per la Roma. Dzeko fa 2-0, e l'esultanza questa volta non è così contenuta da parte di Kepa. 4 gol della Roma in totale, 4 gol di Edin Dzeko. El Shaarawy in becca Edin Dzeko, tutto solo, la difesa dello Spezia addormentata, Edin Dzeko da lì veramente non può sbagliare. Tutti i gol con il piattone di destro e di sinistro. Dzeko veramente in forma strepitosa, sta facendo sorridere, diciamo, Kepa. Abbiamo visto tutta la gioia anche di Venom e Emiliano Spinelli. Giulio Maggiore adesso cerca di far ripartire lo Spezia. Spezia che sembra aver accusato il colpo, almeno per il momento non ha forse la vivacità, l'acume nell'azione offensiva che aveva trovato invece nella sfida contro la Juve. Nuovamente Kepa a effettuare un ottimo filtro davanti alla sua area di rigore. Spezia che però riconquista il possesso della sfera adesso, cerca di gestirlo con Giulio Maggiore, il dribbling ai danni di Lorenzo Pellegrini, che però torna su di lui. Allora si torna da Capitan Ricci, che resiste alla carica di Dzeko e se ne va.
Pallone in verticale trovato per Galabinov. Bello il pallone per Zola. La conclusione, ancora una volta la parata decisiva dell'estremo difensore della Roma. Ma come gioca Carlo Di Rienzo su Perillo? Sta giocando veramente bene, sfortunato, perché trova sempre Paolo Lopez pronto alla risposta e manca l'ultimo momento, quello della definizione, lo Spezia finora. Vedremo se sarà più fortunato con le prossime occasioni. Bastoni in avanti per Gyasi, dentro per Zola, gran finta! E questo è un gol meraviglioso! La finta nello stretto da parte di Enzola e poi la conclusione con il piede debole, con il sinistro, che questa volta non lascia assolutamente scampo a Paolo Lopez. Andiamo a rivivere con questo veramente replay bellissimo dal dietro al retroporta con questo sinistro a giro. Abbiamo visto veramente gol simili ad Dzeko, in questo caso Enzola, ma è un gol, dobbiamo dire, veramente meritato per quanto prodotto dallo Spezia. Attenzione, perché subito la Roma cerca di rialzare la voce con El Shaarawy. Questa volta la deviazione decisiva arriva da parte di Chaboy, quindi sarà calcio d'angolo. Ma che bella partita per la Roma, Vise. È una partita davvero entusiasmante. Kepa ha sfruttato le occasioni avute a disposizione sinora, ma il pallino del gioco l'ha avuto per la maggior parte del tempo su Perillo. Qui torre cercata per trovare appunto un compagno da parte di Chris Smalling, che aveva rimesso al centro un cross forse troppo lungo da calcio d'angolo, ha liberato la difesa dello Spezia, ma è ancora la Roma in avanti con Borja Mayoral che mette al centro e qui chiude bene ancora una volta su Perillo, che riparte quindi con Maggiore, con Bastoni, ancora Giulio Maggiore, vero playmaker di questa squadra della formazione spezzina. Ora Galabinov viene incontro e fa salire la squadra con Simone Bastoni in posizione di mezzo sinistro. Saponara dentro per Galabinov, ecco Zola, la parata ancora una volta di Paolo Lopez, migliore in campo. Non ce ne voglia Edin Dzeko, ma Paolo Lopez per il momento è davvero migliore in campo. Sì, i due migliori in campo, Edin Dzeko e Paolo Lopez nelle file giallorosse, perché Paolo Lopez è protagonista assoluto di questi interventi che fanno letteralmente infuriare su Perillo, che si sta presentando per numerose volte, molteplici volte, nei pressi della porta difesa proprio dall'estremo difensore spagnolo e non riesce a trovare veramente il pertugio giusto per bucarlo. Ora Simone Bastoni, chiaramente su Perillo, cerca in queste ultime battute del primo tempo il gol del 2-2! Il gol del 2-2 arriva e lo segna ancora una volta Balanzola. L'avevamo detto introducendo la formazione spezzina, Balanzola è un giocatore devastante in attacco e ce lo sta dimostrando, soprattutto a Kepa. Guardate qui come si gira nello stretto, controllo orientato di esterno sinistro e poi con il destro batte un incolpevole Paolo Lopez, questa volta 2-2, rimonta completata per Su Perillo, che sta veramente giocando bene. Sta giocando molto bene adesso su Perillo, che però si fa prendere un po' forse dalla foga, commette un brutto fallo con Riccardo Saponara, sanzionato giustamente con un cartellino giallo, ma adesso tutto da rifare per Kepa. Una partita che per il giocatore serbo sembrava essere iniziata in discesa con un 1-2 micidiale proprio di Edin Dzeko. Alla doppietta di Edin Dzeko però ha risposto la doppietta dell'altro fuoriclasse, probabilmente di Balanzola. E adesso è nuovamente lo Spezia in avanti proprio in quest'ultimo minuto di primo tempo. Trovato Simone Bastoni in posizione di esterno sinistro, Matteo Ricci, sarà probabilmente l'ultima azione questa, no, perché adesso arriva l'intercetto della Roma, che potrebbe ripartire con Pellegrini, capisce però tutto Saponara, allora si va in avanti e l'ultimo possesso è a disposizione dello Spezia con Andrei Galabinov, settore di destra, non esattamente la zona del campo a lui più congeniale. Simone Bastoni cerca il dribbling, lo trova molto bene, una finta, pallone adesso per Gyasi, anticipo di Feratovic, il recupero è durato più del previsto, ma alla fine la prima frazione si conclude sul punteggio di 2-2. Sì, deve cambiare qualcosa qui Kepa, perché sta subendo letteralmente la furia agonistica di Superilo Carlo Di Rienzo, un Kepa che adesso adopererà qualche cambio a livello tattico sicuramente. È un Superilo che ha trovato la strada giusta, quella del pareggio, andando sotto per due reti. Fondamentale aver rimesso in piedi questa partita, e quindi sarà un secondo tempo tutto da vivere, perché siamo in totale equilibrio e la partita è bellissima. Partita davvero bellissima, Tommaso, e questi due giocatori ci stanno davvero facendo vedere che cosa vuol dire partecipare alla Serie A Team su eFootball PES 2021, un titolo che garantisce grande spettacolo, specie in mano a due giocatori di questo calibro, proprio come Carlo Di Rienzo da una parte e Stefan Slavkovic dall'altra. È iniziata la ripresa tra Roma e Spezia, siamo sul punteggio di 2-2. Alla doppietta di Dzeko ha risposto la doppietta di Balanzola,
E vediamo adesso che cosa succederà in questi secondi 45 minuti con Gyasi, che qui controlla male la sfera e allora fa ripartire la Roma con Dzeko in avanti per Borja Mayoral. Qui arriva però l'intercetto molto puntuale da parte di Simone Bastoni, che gioca davvero a tutta fascia il terzino spezzino, schierato probabilmente come centrocampista in questa sfida. Tutto campista, hai detto benissimo Tommaso. Eccolo ancora in possesso della sfera Simone Bastoni, questa volta però aspetta troppo il momento del passaggio, allora fa ripartire la Roma. Attenzione con Dzeko, chiamato un fallo ai danni di Capradossi, credo proprio, fischiato a Dzeko. Non abbiamo sinceramente visto l'entità di questa scorrettezza dell'attaccante bosniaco. Visto la furia di Edin Dzeko, assolutamente non d'accordo con questa chiamata. No, sicuramente no, ma avrà altre occasioni sicuramente per rifarsi. Qui ad esempio subisce in prima persona egli stesso proprio un fallo da dietro, anche poteva arrivare forse un cartellino qui ai danni, ed è arrivato effettivamente il cartellino ai danni di Erlitz, e quindi calcio di punizione già battuto adesso per la Roma con Diawara, con Lorenzo Pellegrini in avanti per Zaniolo. Si inserisce proprio Pellegrini, che riceve in area di rigore, pescato però con un attimo di ritardo dal fantasista della Roma, Zaniolo. Intanto c'è stato un avvicendamento nelle file giallorosse, è uscito El Shaarawy, è entrato Pedrito, quindi un giocatore di grande qualità ma soprattutto di grande esperienza. È all'ex attaccante del Barcellona che Kepa si vuole affidare in questa ultima fase di partita, e vedremo quindi quale sarà l'apporto in campo del giocatore appunto ex Blaugrana, servito subito da Juan Jesus, uno contro uno con Capradossi, che tra l'altro è un ex di questa partita, lui cresciuto nel vivaio della Roma. Lancio in avanti adesso ed è maggiore a dover rincorrere Pedrito, lo fa molto bene con un ottimo contrasto, concesso qui il vantaggio dall'arbitro. Allora possesso per Juan Jesus, pallone ancora per Pedrito, questa volta in anticipo Elio Capradossi, controlla molto bene la sfera e la fa girare, quindi riparte lo Spezia. Sì, lo Spezia adesso che non deve aver fretta, chiaramente ha rimesso la partita sui binari giusti, l'abbiamo detto, e prova con questo possesso palla nel cerchio di centrocampo e poi proverà con qualche verticalizzazione a mettere in moto l'attaccante veramente decisivo, Nzola. Eh sì, Nzola che in questo secondo tempo è un pochino scomparso dalla partita, anche se ovviamente è stato cercato solo ed esclusivamente per concludere verso la rete difesa proprio da Paul Lopez in questa sfida da Superilo, e quindi chiaramente possiamo attenderci altre fiammate da un giocatore del suo calibro. Nuovamente l'avvicendamento che avevamo visto anche nella prima partita dello Spezia con Agudelo per Saponara, vediamo se confermerà Superilo questa sostituzione. Così è in campo anche Tommaso Pobega per lo Spezia, un altro di quei giocatori che in realtà nella modalità livellata può fare la differenza soprattutto tramite la sua enorme fisicità. Assolutamente sì, e sono necessari i cambi al 60esimo quando i minuti a disposizione sono 30, quindi la stamina dei giocatori va un po' a scemare, è necessario qui effettuare un cambio, energie fresche in campo. Attenzione alla Roma che può ripartire con Dzeko, lanciato Pedro in avanti per Borja Mayoral, si gira molto bene, c'è il movimento di Dzeko ma capisce tutto, molto bene intercetta la sfera qui Chabot, e allora lancio lungo a cercare Gyasi, il tocco all'indietro per Bastoni, sale Ricci in posizione di playmaker, Agudelo bello di prima intenzione per Pobega, gioca molto bene Superilo adesso in avanti in area di rigore con Galabinov, settore di mezzo destro, cerca il pallone al centro, respinto però da Juan Jesus, e allora riparte l'azione dalle retrovie ancora una volta con Bastoni che scambia con Kevin Agudelo. Simone Bastoni e Agudelo dialogano, poi il colpo di tacco bellissimo di Gyasi, alla fine Nzola trovato al tiro in una posizione molto favorevole, non all'altezza delle sue prime due realizzazioni questa. Ma un Kepa che sta subendo tutta la furia di Superilo, che sta provando a ribaltare letteralmente questo match. Attenzione però alla fiammata di Kepa con Pedrito, che però spalla alla porta, non riesce a girarsi per merito anche dell'ottimo intervento preciso, pulito sul pallone da parte di Chabot, e quindi ripartenza nuovamente dello Spezia che non ha fretta, probabilmente anche il 2-2 non sarebbe un risultato totalmente da buttare via in questa sfida, una sfida molto aperta e che entrambe le squadre avrebbero potuto vincere. Occhio però perché la Roma vuole il successo e qui vola davvero Zöt a togliere il pallone dall'incrocio dei pali, la conclusione di Dzeko era davvero potente e precisa.
come lo è stato Pau Lopez nel primo tempo, e qui Zeta a sventare la minaccia firmata da Edin Dzeko con questo sinistro veramente fulminante, tiene a galla lo Spezia che sarebbe andato sotto immeritatamente, dobbiamo dire, per quanto visto su tutto l'arco di questi 77 minuti. Attenzione, nuovamente la Roma si spinge pericolosamente in avanti con Pedrito, cercato molto in questa ripresa a dire il vero, ma non è mai stato decisivo ancora il giocatore spagnolo. E qui ripartenza dello Spezia con Kevin Agudelo subito in verticale per Zola, che lotta su questo pallone, ma alla fine è la difesa della Roma ad avere la meglio. Adesso fase di gioco un po' spezzettata con Pobegaf che fa ripartire i suoi, Biasi per Bastoni, stamina però del tutto campista spezzino un po' bassa a questo punto della sfida, e quindi si torna da Chabot ancora per Simone Bastoni, cerca la manovra quando i minuti sul cronometro sono ormai 83. Galabinov uno contro uno con Cristante, alla fine al terzo contrasto alla meglio l'ex giocatore di Benfica e Atalanta e Milan. Ripartenza affidata proprio a Cristante che lancia in avanti Pedrito che viene incontro, inserimento di Cristante tra le linee, si va invece da Javier Pastore, il flaco, tocca per Dzeko, tocco per Borja Mayoral, ancora Dzeko cerca l'assist, forse vuole un po' troppo altruista qui il bosniaco, forse poteva cercare una soluzione solitaria che però avrebbe garantito probabilmente almeno una conclusione verso la porta. E qui abbiamo visto danzare letteralmente sul pallone il flaco Pastore per mettere in moto il tridente offensivo. Non si è concretizzata lì questa chance per Kepa, che adesso dovrà difendere questi ultimi tre minuti per quanto riguarda questo quarto match di giornata. Spezia-Roma 2-2, parità assoluta, ma tanto tanto spettacolo. Adesso vedremo se una delle due squadre cercherà il successo, se entrambe in qualche maniera vorranno accontentarsi del 2-2 quando mancano davvero pochissimi giri d'orologio al termine della sfida. E c'è Chabot in possesso palla, all'indietro per Matteo Ricci, fa girare la sfera all'indirizzo di Pobega, i minuti di recupero sono appena stati segnalati e sono 3 in questa sfida. Galabinov riceve, spalla alla porta, Mancini scivolata da dietro, forse commette fallo e calcio di punizione. Infatti sembrava regolare questo intervento di Mancini, probabilmente ha preso un po' tutto, palla, gamba, e qui grande chance per lo Spezia. Vediamo quindi il piede destro di Matteo Ricci, che soluzione vorrà adottare, la rincorsa, il tocco in profondità, attenzione all'indirizzo di Zola, questo potrebbe essere uno schema disegnato proprio da Carlo Di Rienzo, ricordiamo che siamo all'ultimo minuto e quindi un gol sarebbe con ogni probabilità decisivo. Zola però attende troppo il momento del passaggio e qui probabilmente la partita termina ed è così, 2-2 ed è il primo pareggio in questa Serie A team.